pensare al presente, investire per il futuro. Questo è il messaggio che parte da Casalvieri nel terzo appuntamento organizzato dal Consorzio di Bonifica Valle dell'Iri di Cassino nell'ambito della Settimana Nazionale della Bonifica promossa dall'ANBI. Un momento per illustrare il lavoro finora svolto dall'ente a beneficio dell'intera cittadinanza della Valle di Comino. Il tema è le energie rinnovabili del nostro territorio e far capire a tutti la vera funzione del Consorzio di Bonifica Valle dell'Iri, imprescindibile e importante per tutto quanto il territorio, perché con i nostri lavori di manutenzione in maniera veramente costante siamo riusciti a salvaguardare i vari cittadini dalla grande pericolosità di quest'anno. L'occhio lungimirante dell'ente consortile guarda al futuro ed il futuro per il Consorzio Valle dell'Iri parte dalle energie rinnovabili. Il mio intento è proprio quello con l'intera amministrazione di andare a produrre energia elettrica in maniera tale che possiamo abbassare quelli che sono i costi dell'ente per poi abbassare così ovviamente l'imposizione sui vari cittadini. Coinvolti i ragazzi delle scuole medie, interlocutori privilegiati dell'appuntamento di Casalvieri. Solamente da questa età si riesce a capire veramente il valore della natura, il valore del trattare bene il territorio e quindi si riesce ad educare questi che sono i cittadini del domani ad una buona manutenzione del territorio e a delle buone pratiche che tutti noi dobbiamo utilizzare. Il Consorzio di Bonifica Valle dell'Iri lavora per il territorio e con il territorio. A suggellare questa sinergia con le istituzioni locali, il sindaco di Casalvieri. Noi abbiamo due corsi d'acqua, e cioè Rio Nero e il Melfa, che attraversano il nostro territorio. Il consorzio tiene sempre diciamo in funzione e efficiente questi corsi d'acqua, ma non solo, perché poi si interessa anche della decespugliazione delle strade rurali. Se il consorzio lo fa al posto mio, è chiaro che significa che quelle somme che risparmio per quella cosa poi vengono reinvestite su altri servizi per i cittadini di Casalvieri. Lunedì la vittoria, mercoledì già al lavoro. Il neo sindaco di Atina punta proprio sulle energie rinnovabili come volano di sviluppo per il suo comune. Questa manifestazione denota già l'idea di come la Valle dell'Iri si muove sul territorio. Sicuramente avremo opportunità di farci conoscere anche sotto il profilo delle energie rinnovabili, a cui non possiamo che non essere sensibili.